Siamo in Piazza Maggiore, abbiamo la chiesa madre di Agi Sant'Antonio e alle nostre spalle una meravigliosa tela del pittore Nunzio Papotto. Diciamolo, quindi un po' di emozione c'è stasera. Molta emozione. Ad un anno esatto dalla nascita del primo istituto comprensivo Fabrizio De André, siamo davvero lieti di essere giunti alla realizzazione dello spettacolo di questa sera. A distanza di un anno siamo quindi di nuovo insieme per una magica serata che è un vero e proprio tributo a Fabrizio De André. Grazie a per Fabrizio ovviamente. Devo dire che siamo particolarmente lieti di presentare questo evento. Tu in quanto poi sei insegnante del primo istituto comprensivo Fabrizio De André. E tu perché interpreti proprio la musica di De André. Il tutto è stato sostenuto dalla generosa disponibilità e dall'entusiasmo di tutte le persone coinvolte che hanno creduto a questa iniziativa e a vario titolo hanno offerto il loro contributo. A tutte loro desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine per il lavoro svolto e soprattutto per la pazienza e la dedizione disinteressata che hanno dimostrato. E con voi i ragazzi del primo istituto comprensivo Fabrizio De André.
la professoressa Venera Eleonora Russo. Letizia, buonasera. Buonasera, preside, buonasera. È spaventoso le luci, stare qui. Benvenuta. La sua scuola, il primo istituto comprensivo De André, è ideatore di questa manifestazione, La Buona Novella, che è un vero e proprio tributo a Faber e nello stesso tempo, mediante la sua musica e le sue canzoni, intende promuovere voci nuove. Vorrei sapere, anzi tutti desideriamo sapere, quali altre sorprese lei ci riserverà per il futuro. Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera, grazie di essere tutti qui. L'anno scorso abbiamo fatto una grande festa per l'intitolazione. E, l'intitolazione alla nostra scuola, a Fabrizio De André. Ricordo che l'anno scorso vi ho raccontato di come Fabrizio De André mi abbia accompagnato per tutta la vita. E vi ho detto anche che Faber, che è il simbolo dell'inclusione, dà il nome a una scuola che ha come motto non uno di meno. Il mio sogno è diventato il vostro sogno, il nostro sogno, il sogno di quelli che hanno amato De André e ancora lo amano. A questo punto ho detto anche l'anno scorso che non tutti i miei ragazzi conoscevano De André. E vi ho detto che avrei fatto di tutto per farlo apprezzare, per farlo conoscere. E devo dire che ci è riuscita, abbiamo già visto la scuola media cosa ha saputo fare. Ma non solo. È successo anche di più. I genitori hanno cantato De André, i docenti hanno cantato De André. E hanno cantato La Buona Novella, hanno cantato dei brani della Buona Novella. E sentirli cantare è stato emozionante, è stato toccante. Allora io penso che potrei, che, come dire, fermarsi all'intitolazione, a questo fatto compiuto, acquisito, ci chiamiamo De André e finisce lì. Non è quello forse che voleva Fabrizio e non è quello che voglio io. Io vorrei che una manifestazione così diventasse la manifestazione finale della nostra scuola, un momento di festa all'insegna della musica di Fabrizio e nel ricordo di Fabrizio, e soprattutto vorrei che la nostra scuola offrisse questa manifestazione al paese di Aci Sant'Antonio, perché il paese di Aci Sant'Antonio, a mio parere, merita una manifestazione così. Una manifestazione in cui i miei ragazzi, i nostri ragazzi, salgono sul palco, hanno un'esperienza emozionante, ma soprattutto si scommettono. E io penso che nella vita scommettersi è importante. È una cosa importantissima. E dico sempre che i sogni si realizzano solo quando noi ci crediamo davvero, quando noi ci proviamo, quando noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura di sbagliare, non abbiamo paura di rischiare. Allora penso che questa, La Buona Novella, e per questo l'abbiamo chiamata così e l'abbiamo anche scritto prima edizione, possa essere un appuntamento annuale per Aci Sant'Antonio, in cui ci si incontra, in cui si incontra il mondo musicale, il mondo artistico, il mondo culturale in genere, siciliano, non siciliano, e questo mondo si incontra qui, in questo perché paese. Vedete, la mia scuola opera ad Aci Sant'Antonio e a Santa Maria la Stella. I miei ragazzi sono di Aci Sant'Antonio e di Santa Maria la Stella. Loro vivono qui, qui ci sono le loro radici. Questo è un posto da promuovere. Penso che. E guardando la piazza quanto è piena, penso che Aci Sant'Antonio ha colto benissimo La Buona Novella prima edizione. Grazie. Per concludere, io vorrei intanto ringraziare tutti quelli che hanno permesso che questa serata si potesse realizzare.
ringrazio sicuramente le persone che si esibiranno stasera qua sul palco. Ringrazio l'amministrazione comunale che mi supporta e mi sopporta. Più sopporta, vero Sindaco? Ringrazio le persone che sono intervenute, gli amici che ho già visto, il dottor Belluso, la dottoressa Dorsi, la dottoressa Danna, la dottoressa Calabrese. Ringrazio la dottoressa Annalisa Spadolini, che è la referente del Comitato Nazionale per l'Insegnamento della Musica del Ministero della Pubblica Istruzione. Avremo modo dopo di averla poi. Ringrazio tutti quelli che siete qui, ma ringrazio soprattutto il personale della mia scuola. Ringrazio i docenti, le brave presentatrici. Ringrazio i collaboratori. Ringrazio i genitori e ringrazio i miei alunni, perché è grazie a loro che tutto questo, che era poi il nostro sogno, poi si è realizzato. Per ultima, ma non perché per ultima, ringrazio Dori Ghezzi, che anche quest'anno ha voluto essere qui presente con noi, e la invito a salire sul palco. Fantastica questa donna, io dico che se vera tu riesci a convincere gli alunni a studiare come riesci a convincere me a venire in Sicilia ogni anno, e insomma potrebbero diventare dei secchioni tutti quanti. Io dico sempre che loro possono riuscire a fare tutto quello che desiderano e auguro sempre loro di fare il meglio che possono. Sì, ma tu sei suadente, sei autorevole ma con una dolcezza, con una persuasione, sì, carisma. Stai volendo dire che ti ho costretta a venire in Sicilia? No, non sto dicendo questo, no, è che non ti si può dire di no. E questa è la tua grande prerogativa. Grazie, veramente. Io tantissimo, certo, poi tutti. Io tra l'altro anni fa ci venivo spesso in Sicilia, se non mi chiami tu. No, avrei altre possibilità, però voglio dire, insomma, il mondo è grande, eh? E quindi mi trovo, diciamo, considerato che io un bel giorno ho deciso di fare una vita privata, e invece mi trovo parecchio in giro, ma questo mi fa vivere forse nel migliore dei modi, sono convinta, ritrovare il pubblico, che ancora in parte lo ritrovo mio, insomma, io penso che non ci siamo poi mai lasciati. E grazie a Fabrizio insomma si protrae questo abbraccio continuo, e quindi se voi mi accettate io sarò qui. Va bene, grazie.